cioè, due temi che sono venuti fuori, che è quello del cambio di paradigma e della potenza dell'innovazione, è secondo noi quello che alcuni analisti hanno definito blockchain come la nuova rivoluzione tecnologica paragonabile a quella che ha avuto internet per le nostre vite. Per farvi capire, per cercare di raccontarvi la complessità di questa nuova tecnologia, ancora non maturissima, ma sicuramente dalle incredibili potenzialità, partirò con un esempio che è di un progetto che abbiamo realizzato sul micro investimento per la sostenibilità ambientale. Una breve carrellata sul Cineca. Il Cineca è il principale consorzio universitario italiano che nasce a Bologna nel 1969, ha oggi tre sedi, Bologna, Roma e Milano, è il consorzio di 70 università italiane, 8 enti di ricerca, il Ministero dell'Università dell'Istruzione dell'Università e ha più di 800 dipendenti. Che cosa fa il Cineca? Cineca ha sostanzialmente tre missioni istituzionali, quello di offrire supercalcolo per la comunità scientifica, infatti proprio nella sede di Bologna c'è il più potente supercomputer d'Italia, che in questo momento è al 14° posto nel mondo e al 5° posto in Europa. Questo supercomputer serve per fornire capacità di calcolo alla comunità scientifica e anche alle imprese. Poi realizza sistemi gestionali per le università e per il ministero e poi fa del trasferimento tecnologico per le imprese e per la pubblica amministrazione. Il racconto di oggi è quello su come usare la blockchain per permettere a imprese e cittadini di collaborare negli investimenti ambientali e beneficiare dei risultati che ne possono conseguire in maniera sicura e proporzionale all'investimento. Siamo partiti dal concetto che l'investimento ambientale è una scelta etica ed economica. Allora, sul concetto dell'eticità ne abbiamo già parlato, ma abbiamo cercato di riflettere sull'economicità. Allora, ci siamo confrontati con alcuni soggetti che ci hanno mostrato come spesso ci sono alcune barriere all'ingresso. Allora, com'è possibile distribuire costi e benefici per rendere questo investimento accessibile? Una possibilità è quella di usare la blockchain, perché consente di memorizzare le transazioni in modo sicuro, distribuito e non modificabile. E grazie a questa tecnologia è possibile compensare l'investimento con dei token validi al portatore, la cui distribuzione è sempre nota. Quindi immaginate, volendo semplificare moltissimo, la blockchain come un registro un registro pubblico con determinate caratteristiche. L'esempio parte da questo concetto. Ogni microinvestitore contribuisce con un bene monetario o materiale e viene compensato da un token, dove il bene materiale potrebbe essere un soggetto che mette a disposizione la casa per installare un pannello fotovoltaico o un impianto fotovoltaico. La distribuzione dei token, quindi in cambio della moneta o del bene, ottengo un token. Questo token, o se volete una criptovaluta, viene memorizzata su blockchain e questi token valgono al portatore. Tutte queste transazioni vengono scritte all'interno della blockchain, quindi di questo registro pubblico, senza bisogno di un intermediario. Questi token, essendo al portatore, si possono scambiare tra i portatori. Anche questi scambi vengono registrati all'interno della blockchain. Le risorse raccolte, quindi risorse monetarie o in beni, vengono usate per fare l'investimento. Questo investimento genererà del valore economico. Questo valore economico viene redistribuito sulla base dei token, quindi secondo le logiche che viene data al token e secondo delle logiche che vengono fatte nella fase di avvio, quindi il peso che viene dato a questi token, il valore di questi token. Quindi sostanzialmente un token rappresenta il diritto
ad una parte del valore generato dalla comunità. Poi questo valore può essere, possono essere beni, possono essere risparmi o accesso ai servizi. Se a, questo, a questa rappresentazione introduciamo il ruolo dell'impresa, l'impresa che potrebbe proporre un cofinanziamento di interventi di sostenibilità diventa un volano per fare proattività sul territorio di nuovi progetti di sostenibilità, condividendo costi e benefici tra i cittadini. Quindi a quella rappresentazione che abbiamo appena visto si aggiunge l'impresa. Quindi l'impresa può avviare un investimento coinvolgendo una comunità di cittadini o di altri soggetti, secondo le logiche che abbiamo mostrato prima. Quindi tutti i soggetti, compresa l'impresa, ottiene dei token in cambio di bene o valore attraverso un bene o attraverso una moneta, e facendo l'investimento, questo investimento genera del valore che poi viene distribuito. Quali sono i plus in questo caso di studio, i plus di utilizzare una tecnologia come quella della blockchain? Intanto la blockchain consente di dare un controvalore concreto, quindi il token, a fronte di un investimento il cui vantaggio non è strettamente economico. Perché abbiamo visto che poi il valore che viene generato potrebbe essere monetario, ma potrebbe essere di accesso a servizi, di beni e anche di risparmio. Le condizioni delle transazioni possono essere modellate in base al caso concreto. Cioè, la flessibilità della blockchain è che c'è una logica di contratti che sono generati all'interno e gestiti dalla blockchain, che possono essere impostati all'inizio secondo delle regole precise. Inoltre, alcuni degli elementi della blockchain che valgono per tutte le applicazioni è che la blockchain è un database distribuito, peer-to-peer, quindi prima si parlava di un concetto di un nuovo paradigma. Ecco, un nuovo paradigma per tutto il campo tecnologico e informatico è la condivisione. In questo caso c'è la condivisione delle logiche infrastrutturali. Quando si parla di blockchain si parla spesso di esostrutture, quindi è un'infrastruttura che sta fuori dal nostro contesto, ma che ha delle caratteristiche precise, cioè è immutabile, è inviolabile, è trasparente, l'accesso è pubblico, nel senso che non tutti possono avere tutto perché c'è una logica di chiave pubblica e chiave primaria, però sostanzialmente le transazioni possono essere riconosciute, c'è il rispetto della privacy e sono resilienti. Noi questo progetto lo abbiamo realizzato insieme ad uno spin-off dell'Università di Bologna che gestisce 8 cantieri di comunità solari. Sostanzialmente loro hanno immaginato già delle comunità e noi abbiamo messo una tecnologia abilitante per gestire le transazioni. Mi permetto di fare, sono andato molto veloce con l'esempio, di fare un piccolo approfondimento sulle caratteristiche della blockchain, perché possono avere un utilizzo in moltissimi settori o processi industriali. L'uso della blockchain per la registrazione delle transazioni, quindi quegli aspetti che abbiamo elencato velocemente, garantiscono cosa? Immutabilità e inviolabilità delle transazioni registrate per sempre. Perché qui stiamo parlando di una tecnologia che permette di scrivere un determinato dato, quindi una transazione, su un database distribuito che, secondo delle logiche crittografiche di ridondanza, è difficilissimo hackerare. Si parla moltissimo di cyber security, di accesso ai dati. Ecco, questa tecnologia, questo approccio tecnologico risponde e risponderà a tutti i problemi dettati oggi dal singolo punto di fallimento dei database che contengono i dati. È trasparente perché le transazioni sono depositate in un registro pubblico e distribuito, quindi immaginiamoci come una tecnologia che abilita il notariato digitale. Viene garantita la privacy perché all'interno della blockchain non vengono registrati dati, ma vengono registrate delle impronte dei dati.
e poi è resiliente perché è distribuita e non prevede un middleman, quindi un'istituzione, un ente, un soggetto che garantisce per tutti. Perché la garanzia dell'inviolabilità e della resilienza è data dal fatto che ci sono più nodi che registrano in maniera ridondata tutte le transazioni e ogni transazione viene scritta sulla transazione precedente. La flessibilità che dicevamo prima, no, della possibilità di definire a monte come devono funzionare questi smart contract, ci permette per esempio di controllare che un oggetto abbia un solo proprietario, che un passaggio di proprietà parta dal proprietario legittimo, eccetera. Tutta questa logica è contenuta all'interno di una configurazione che viene registrata all'interno di questa blockchain. Che cosa ha realizzato il Cineca? Ha realizzato un registro pubblico aperto, quindi con tecnologia open source, per interagire con le blockchain che già esistono, oppure per semplificare l'utilizzo nella costruzione di blockchain private. Questo è sostanzialmente uno strato intermedio tra la logica della blockchain e tutte le applicazioni che si possono costruire sopra. Il vantaggio, in sintesi, è quello di semplificare la possibilità di utilizzare una tecnologia che ha una logica molto complicata, molto complessa, crittografica, algoritmica, per disaccoppiare la complessità della tecnologia dagli aspetti dei singoli usi, quindi le applicazioni che si possono costruire sopra, e quindi sostanzialmente questo strato che il Cineca ha realizzato permette di utilizzare le potenzialità della tecnologia con degli usi che possono cambiare da contesto a contesto. Grazie, spero grazie. Di avervi dato grazie, un insight sulla portata della tecnologia. Grazie tanto. Grazie, impressionante, dottor Scillino.